Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, e non c'è dubbio su quale sia il tema praticamente monografico della rassegna di oggi, poi faremo anche un salto negli Stati Uniti, ma il tema dominante è quello delle elezioni francesi, primo turno con robusta affermazione della Rassemblement National, e i macronisti, sia quelli francesi, sia quelli italiani, sia quelli a pelo corto, sia quelli a pelo lungo, in stato di shock. Se hai incontrato un macronista italico, accompagnateli, aiutateli ad attraversare la strada, assecondateli, perché la giornata è difficile. Perché l'Assemblement National vede la possibilità, ma da qui a realizzarla c'è ancora un secondo turno di mezzo, di una maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale. E allora come reagisce Macron rispetto a tutto questo? Promuovendo una specie di unione sacra, di blocco, anche con il Fronte Popolare. E gli altri, quelli del Fronte Popolare, Mélenchon in testa, hanno accettato sostanzialmente lo schema, e quindi abbiamo una valanga di ritiri dei candidati arrivati terzi. Quindi, quando ad arrivare terzo è il candidato macronista, si ritira lui per convergere su quello del Fronte Popolare; quando è terzo quello del Fronte Popolare, si ritira lui o lei per convergere sul macronista. Questo potrà funzionare al secondo turno? È difficile da dire. Certamente si realizza una nemesi politica, perché Macron è costretto ad abbracciare, ad aggrapparsi a quella sinistra estrema che lui detesta e che lo detesta. Gli uni e gli altri si sono detti le cose peggiori in tutto questo periodo, umanamente e politicamente, e poi, inutile girarci intorno, magna pars del Fronte Popolare è quella formazione di Mélenchon nella quale le componenti antisemite sono fortissime. Peraltro la serata di ieri in Francia è stata punteggiata da disordini nelle piazze e nelle strade, animati e attivati da formazioni di estrema sinistra. Insomma, la situazione è tutt'altro che semplice. Ci sono naturalmente le implicazioni europee. Adesso si capisce la fretta per la quale gli euromandarini, su spinta francese e tedesca, hanno cercato di chiudere tutto la scorsa settimana, ma pure questo rischia di trasformarsi in un clamoroso boomerang. Vedremo una serie di voci, quelle che ci hanno convinto sono pochine e le vedremo nella parte iniziale della rassegna. La più parte sono a lutto, tra, diciamo, i personaggi, i casi più gravi, diciamo così, sembrano quelli di Giuliano Ferrara, che già l'altro giorno si aggrappava a Michelle Obama e ora vede in pericolo la Statua della Libertà, insomma, è un caso grave. Colombani, l'ex direttore di Le Monde, e Attali, il, diciamo, il mentore di Macron, che già vede la trasformazione delle Olimpiadi previste in Francia in una specie di Berlino 36, quindi Bardella come Hitler. Molto credibile questa. Vabbè. Poi dice, ma come mai una serie di intellettuali hanno perso completamente credibilità? Vedete voi. Naturalmente non mancano mai in queste circostanze quelli che dicono: compagni, va tutto bene, non abbiamo vinto ma vinceremo, abbiamo la partita aperta, ci vuole più convinzione. Oggi questa funzione è svolta da Sandro Gozi e Lia Quartapelli. Vedremo anche loro sulla stampa. Il titolo più divertente è però quello di Libero, da cui partiamo. Foto del presidente francese e titolo: Macron. Mon Dieu, terremoto a Parigi, vince il partito di Le Pen, batosta per il presidente, superato anche dalla sinistra, la rivoluzione francese. Va, un po' come ieri andate a zappare, oggi, diciamo, farà rumore questo Macron a caratteri piuttosto visibili. Il giornale: Le Pen vince il primo tempo, scossone nelle urne. Il tempo, allora qui la cosa è complicata, perché allora i grafici del tempo con Tommaso Cerno hanno fatto un lavoro. Allora c'è sullo sfondo l'Arco di Trionfo, c'è una foto di Marine Le Pen con il cappello di Napoleone
il braccio destro sotto la giacca, come Napoleone. E il titolo è Napole Pen. Va bene, il tempo. La verità, la Le Pen è in testa in Francia e Macron si scava la fossa. Corriere della Sera, Francia, l'avanzata delle destre, anzi della destra, chiedo scusa, delle destre lo dice Lilli Gruber che diciamo, rende la cosa più terribile, no, è solo singolare, l'avanzata della destra sul Corriere della Sera. Domani è invece sicuro, Le Pen vince ma non può governare e Macron ora uniamoci contro il Rassemblement National. Il Fatto Quotidiano, le pene sinistre stritolano un Macron piccolo piccolo, Quotidiano Nazionale, Francia, Le Pen vince e Macron dice fermiamolo, il Messaggero, Francia a destra, appello di Macron, la Stampa, Francia, primo round a Le Pen e infine Repubblica vince Le Pen, Francia divisa. Così le aperture dei principali quotidiani. E partiamo proprio da Libero. Allora, c'è una raffica di posizioni, di editoriali e di commenti che vi vengono proposti. L'editoriale di Secchi, Rivoluzione francese, e Secchi ricorda la parabola di Macron che era partito nel 16 rompendo le ossa alla vecchia sinistra e ora si ritrova abbarbicato a quella stessa sinistra che pure detestava e dice Secchi qual è il filo conduttore? Il distacco dalla realtà. Questi sono l'equivalente delle nuove Maria Antonietta, il popolo ha fame, dategli le brioche, dategli il green, non so che bisogna dare, ma insomma le nuove brioche, poi però il popolo tende a respingerle e a reagire male. Chi vi parla? Su Bruxelles. Ma allora non è stata una buona idea che gli euromandarini abbiano forzato in attesa del primo turno delle legislative francesi? Allora era un chiudersi nel bunker per evitare che arrivasse, diciamo, il secondo schiaffo degli elettori dopo il primo schiaffo delle europee del 8-9 giugno. E quindi questa scelta, diciamo, del Kratos senza Demos esprime più che mai l'arroganza e insieme la fragilità dell'attuale impalcatura europea e a questo punto rischia di non reggere né al secondo turno delle legislative francesi e nemmeno, e questo è ancora più significativo, al voto parlamentare, al voto di conferma dell'Europarlamento il 18 luglio prossimo. Nicolato, pagina 2, vi spiega tutti i risultati, che cosa c'è da attendersi per il secondo turno e l'operazione, diciamo così, di triangolazione degli avversari del Rassemblement National. Stefanini, sui gollisti divisi, perché Ciotti dice Bardella Premier, ma gli altri lasciano, dice votate come vi pare, come se ci fosse una equivalenza. Zanon, il profilo di Macron voleva essere il re sole, le cose sono andate molto diversamente. E poi una bellissima intervista che davvero vi raccomando, forse una delle opinioni più a fuoco della giornata di oggi, la trovate sul Libero, l'intervista di Daniele Dell'Orco allo storico Francesco Perfetti, che dice guarda che ora tutta l'operazione, diciamo, di demonizzazione, oddio, la Le Pen fa paura, eccetera, ma ora ai francesi fa più paura la sinistra estrema, quindi per paradosso l'elemento meno rassicurante viene da sinistra e quindi l'operazione, diciamo, diabolisation, questa volta rischia di non funzionare. Patricelli sul panico a sinistra e Dell'Orco sui vandali antagonisti che già sono in azione. Fabio Rubini su quello che può succedere a Bruxelles a questo punto, i numeri e i nuovi gruppi europei, anche perché ci verremo tra poco, c'è un'iniziativa che vede Orban, che vede il partito forte della Repubblica Ceca, che vede gli austriaci e probabilmente anche Salvini, iniziativa per cui qualcuno si entusiasma, ma insomma, operazione interessante dal punto di vista numerico, dal punto di vista politico. Non sembra convincentissima, questa è solo la mia opinione, irrilevante. Sallusti sulla tribù Biden a Consulto, ieri gran riunione, moglie, figli, eccetera. Come vedremo, vedremo anche i giornali americani.
L'orientamento di ieri del clan Biden è resistere e anzi cercare di convincere i finanziatori a rimanere a supporto. Questo è lo schema. Giorgia Petani, torniamo in Italia. Allora, l'altro giorno c'è stato il Gay Pride a Milano e è successa una cosa spiacevole, cioè nella res, conferenza stampa, eccetera, un uomo si è infilato e avrebbe palpeggiato dei colleghi. Immaginatevi se questo fosse accaduto in altro luogo, sdegno trasversale, però insomma tentativo da parte dei Dem di attenuare e attutire la questione. Enrico Paoli, dati buoni questa volta sull'immigrazione, quest'anno 27.000 sbarchi, l'anno scorso alla stessa data erano stati 62.000, ma invece sui respingimenti siamo sempre lì, sono sempre troppo pochi. Ancora commenti, Corrado Ocone, la grande attività legislativa del partito di Bonelli e Fratoianni, il reato di ecocidio, 20 anni, ma la cosa più incredibile, trovate tutto ben spiegato da Ocone, è anche la fattispecie di reato che è fumosa, cioè se uno consapevolmente realizza un atto che ha forti probabilità di causare danni, allora, ma che vuol dire? Tu affidi alla magistratura, diciamo, una latitudine di discrezionalità che è spaventosamente ampia. Senaldi su il vaniloquio di Spalletti. Lavo Smetti invece, attenzione, su un ammazzamento in Germania terribile, un uomo pestato a morte perché aveva un crocifisso al collo e tra gli aggressori c'è un rifugiato siriano. Queste e altre le cose che trovate oggi su Libero. E al di là di Libero, vediamo subito le due o tre cose che ci hanno convinto di più sulle elezioni francesi. C'è un buon commento a pagina 2 del giornale di Vittorio Macioce che dice: guarda che la Francia la devi sempre considerare per capire come cambia il vento. Non è un caso che tutto questo avvenga in Francia, è qui che le cose spesso accadono. Quando in questa terra carica di sentimenti si muovono le masse, c'è da registrare ogni movimento. La Francia è rivoluzione e avanguardia, è terrore e libertà. È qui che nasce il concetto di destra e sinistra, è qui che le idee si confrontano e qualche volta si ammazzano, è qui che giacobini e ultra spazzano e spezzano il filo della democrazia. La messa in guardia di Macioce. L'altro commento che ci ha convinto è quello del professor Campi sul Messaggero. Insomma, Macron ha fatto male i conti, forse il suo vero obiettivo, dando per scontato il cattivo risultato del suo partito, era un altro: gettare la Francia nel caos per provare a governarlo dall'Eliseo in una logica di emergenza nazionale. L'ingovernabilità come passaporto per la propria sopravvivenza politica. Ma quello che ha ottenuto è una polarizzazione dello scontro politico senza precedenti nella storia recente della Francia, come dimostra l'altissima partecipazione al voto. Domenica prossima vincerà l'estrema destra o l'estrema sinistra, di certo non sarà più lui a dare le carte. Il macronismo è finito ieri definitivamente. E attenzione al terzo commento interessante, per alcuni versi il più interessante per alcune conseguenze che trae, o almeno per alcuni dubbi che esprime, a mio avviso fondati, anche andando a Bruxelles, è un po' il ragionamento che faceva anche Libero, ma lo svolge Stefano Folli su Repubblica. Sulla carta l'Italia guadagna spazio in Europa grazie all'alleata francese, in pratica è tutto da vedere. Se si fosse alla vigilia di una tensione senza precedenti tra le due Parigi, Macron e Le Pen Bardella, sia all'interno sia nelle istituzioni europee, l'Italia rischia di essere ridotta a un ruolo subalterno, oppure trovarsi costretta ad accettare una crescente radicalizzazione dello scontro schierandosi dalla parte lepenista. In entrambe le situazioni le politiche della Premier Meloni sarebbero superate dai fatti. Ma attenzione però, aggiungo, come superata, salvo colpi di scena, sembra ormai la ricandidatura di von der Leyen alla Commissione, non meno di alcuni degli incarichi appena decisi. Aspetta che te lo rileggo. E qui c'è lo shock
degli euromandarini, perché con la sua autorevolezza, insomma, Stefano Folli dice: guarda che a questo punto tutto il pacchetto rischia di essere superato. Come superata, salvo colpi di scena, sembra ormai la ricandidatura di Ursula von der Leyen alla Commissione, non meno di alcuni degli incarichi appena decisi. Semmai va considerato che Le Pen è riuscita a cancellare le tracce di antisemitismo un tempo evidenti nella destra francese, scaricandone il peso a sinistra sull'elettorato di Mélenchon. E ancora più avanti su Macron. Nel frattempo Macron si è appellato al blocco democratico contro le destre, Mélenchon ha subito applaudito e si capisce, l'estrema sinistra si prepara a essere la seconda vincitrice dello scontro elettorale, anche quando accetterà la logica dei tre candidati al ballottaggio e farà votare caso per caso il candidato centrista, sarà sempre lui, il leader venato di antisemitismo, a distribuire le carte. Così Stefano Folli. Andiamo a vedere invece il fronte sotto shock, andiamo a vedere quello che ci ha convinto di meno. E qui dobbiamo vedere almeno 5 giornali. Allora, intanto c'è il Corriere della Sera, oggi diciamo in versione molto preoccupata, mettiamola così. Allora, c'è il tutto Montefiori sulla Marcor di Macron, si torna a Macron universitario, il leader romantico rimasto solo, nei momenti migliori è visionario, in altre vince il desiderio di stupire. Poi aspetta, che c'è? Francesca Basso, Bruxelles preoccupata per il motore franco-tedesco inceppato. Ma guarda, si è inceppato, non sfugge niente al Corriere, si è inceppato il motore franco-tedesco. E poi Aldo Cazzullo, che noi rispettiamo e stimiamo sempre, però oggi francamente non convince molto. Resta il fatto che per mezza Francia il clan Le Pen al potere è uno shock. Se domenica prossima dovesse avere la maggioranza assoluta ci saranno ripercussioni nelle banlieue e sui mercati, nelle periferie abitate dagli immigrati di seconda o terza generazione e nelle agenzie di rating che hanno già declassato l'enorme debito pubblico francese. E già incombe lo spettro della sicurezza dei giochi olimpici. Però, diciamo, caricare tutto questo sui potenziali vincitori e non su chi ha mal governato e ha fatto l'azzardo, lo spariglio delle elezioni anticipate e rischia di gettare tutto nel caos, è francamente discutibile. Ma vediamo come conclude Cazzullo, incredibilmente. Se il calcolo di Macron era iniettare alla Francia un vaccino, lasciare che l'estrema destra governasse per 3 anni per guarire il paese dall'infezione, allora la prima parte di quel calcolo ha funzionato alla grande. Il problema è che Macron non voleva questo, voleva chiarezza, voleva mettere i francesi di fronte a una scelta ancora più importante rispetto a quella delle europee, sperava di ricompattare il proprio campo, quello moderato e riformista, e di dividere gli avversari. È accaduto il contrario. Però, insomma, diciamo, chiamare infezione il fatto che vinca la parte politica che uno gradisce di meno sembra francamente qualcosa di assai discutibile ed eloquente, diciamo, della mentalità, del mindset di molti commentatori. Però c'è anche chi, come domani, dice no, è tutto a posto, non potranno governare, aspetta che te lo leggo, eccolo qua, Le Pen vince, ma non può governare, quindi si sono riuniti da Milano, eccetera, hanno deciso che non può governare Bardella. Aspetta che uno dei casi più disperati è Giuliano Ferrara, già l'altro giorno ha firmato un pezzo sugli Stati Uniti dicendo che solo Michelle Obama può salvare l'Occidente, adesso mette insieme America e Francia, magari alla fine il doppio botto non ci sarà. Chissà come, chissà perché, il nuovo colosso, la Statua della Libertà, dono dei francesi agli americani a fine 800, reggerà. Quindi forse non crollerà la Statua della Libertà. Aspetta. I ceti medi in presunto declino da globalizzazione e i proletari che in tutto il mondo occidentale invitano alla disunione e al particolarismo piccolo nazionale, piccolo borghese, per difendersi dalle moltitudini di Walt Whitman e dalla democrazia liberale a colpi di Trump e Le Pen, forse non vedranno il rancore e la frustrazione al potere, forse
ma le distanze si accorciano e aspetta che si... vediamo come conclude, eccolo qua. Una sociologia cupa dell'assalto delle periferie alle città, una scienza economica triste che vuole la fine del capitalismo per mano dei capitalisti senza sapere cosa significhi, una sindrome da complotto che confonde competenza civile e deep state, una sequela di miti armati di ideologie e di imbrogli parassitari, le passioni violente, insulse e cornute dei gilet gialli e del 6 gennaio a Washington. Ci prepariamo a premiare questo guazzabuglio? Può darsi così. Però diciamo, allora, è evidente che il 6 gennaio non è stata una cosa bella e il casino dei gilet gialli per tanti versi nemmeno. Ma interrogarsi sulle cause? No. Interrogarsi su chi abbia prodotto quel tipo di ferite, quel tipo di lacerazioni? No. Anche oggi questa cosa la facciamo domani. Anche oggi, già con lucidità bideniana. Mettiamola così, anche oggi Ferrara questa riflessione la rinvia a domani. Aspetta che arriva la stampa, qui c'è il meglio. Allora, ci abbiamo Jean-Marie Colombani, già direttore di Le Monde per un quindicennio, pure lui disprezzo che sti elettori fanno schifo. Si è affermato un populismo basico, lo slogan Siamo stufi. È come se si fosse diffusa l'ideologia dei gilet gialli, è una gilet-jaunisation della scena politica. Si sono dimenticati tutti che durante la crisi del Covid lo Stato ha fatto fronte alle necessità di imprese private. Ah, certo, ha chiuso tutto. Abbiamo richiuso, però ci siamo presi cura di voi. Ma il voto non passa attraverso una riflessione. La popolarità di Bardella è data dai selfie che si fa tra la gente. È una follia totale. Quindi, quando vince la sinistra, il popolo è saggio, il popolo è adulto, la saggezza degli elettori, la storia siamo noi, yes we can, fresh start. Quando vincono gli altri è la follia, la gilet-jaunisation, Bardella che si fa i selfie. Va bene, ma aspetta, questa è Colombani. Poi ci sono i due italiani che dicono che va tutto bene. La quarta pelle che dice la partita per arginare la destra è ancora tutta aperta. E poi Gozi, entusiasmi, ieri l'abbiamo visto su France 24 dire che è un pericolo per la democrazia se gli elettori votano a destra. Però adesso qui sulla stampa dice che va tutto bene. Le Pen non sfonda, Macron è riuscito a vincere la scommessa. Praticamente c'è una sola persona al mondo che dice che Macron ha azzeccato la mossa ed è Sandro Gozi, casualmente diciamo eletto da. Va bene, ma aspetta che dobbiamo vedere anche Repubblica, dove qui c'hai, allora dobbiamo leggerne tre di cose su Repubblica. Andrea Bonanni è cupo, l'emergenza democratica passa direttamente dall'Europa alla Francia, e insomma il concetto è che l'Europa deve fare argine, quindi Bonanni dice ai mandarini di Bruxelles, mi raccomando, più duri, con Meloni e con Le Pen. Poi c'è Claudio Tito, Bruxelles in allarme, ma c'è ottimismo sul patto anti-Le Pen, quindi oltre a Gozi pure Claudio Tito dice che il secondo turno andrà bene, ma la roba grossa è il mentore di Macron, Attali. Tenetevi forte, lo sente Anaïs Ginori, la corrispondente a Parigi. E la mette così. Quale consiglio darebbe a Macron per affrontare la crisi che si prospetta? Aspetta, avete messo le cinture, aspetta che arriva a Tali. Non sono sicuro che ascolti più i miei consigli, ero contrario all'idea di uno scioglimento dell'Assemblea nazionale, per giunta a poche settimane dai Giochi Olimpici in cui tutto il mondo guarderà la Francia. Ci proiettavamo verso una festa come i Giochi di Parigi del 1924, ma adesso rischiamo di avere quelli di Berlino 36. Aspetta un attimo, Berlino 36 è Hitler. Vabbè. Quindi Bardella come Hitler. Attendiamo di sapere chi sarà la regista, chi sarà la Leni Riefenstahl di Bardella. Va bene, dai, hanno perso la testa questo. Oltre a perdere le elezioni, hanno perso anche la testa. Naturalmente però non tutto quello che si muove a destra è rassicurante, noi
saremmo cauti nella celebrazione. Oggi c'è un articolo molto entusiasta, per esempio, di Francesco Giubilei sul Giornale, per questo gruppo che nascerebbe a destra di Siar con gli austriaci, gli ungheresi e i cechi, anche la Lega potrebbe applaudire, potrebbe entrare. Insomma, pagina 6 del Giornale, i patrioti UE lanciati da Orban. Però qui, diciamo, si rischia una specie di ircocervo, di creatura mitologica con la testa di Keynes e il corpo di Putin. Ma non vorremmo dare idee, perché a qualcuno, diciamo, il meccanismo testa di Keynes e corpo di Putin potrebbe piacere un sacco. Vediamo come mette questa stessa cosa Cremonesi sul Corriere della Sera, secondo cui Meloni, non abbiamo tempo di leggerlo ma ve lo citiamo, sarebbe stata irritata non solo da questo ipotetico movimento alla sua destra, ma anche da una dichiarazione di Salvini molto dura nei confronti di Macron, Eliseo vergognoso come von der Leyen, e nella interpretazione di Cremonesi, che noi non siamo però in grado di confermare, attorno a Meloni si sarebbe detto: vabbè, ma io sto in mezzo a una trattativa, se tu spari così a palle incatenate pure su von der Leyen, quando quella deve dare le deleghe al commissario italiano, la cosa si fa complicata. Politica italiana non c'è moltissimo, però c'è un punto di contatto tra vicenda francese, vicenda europea e vicenda italiana, perché ieri nell'editoriale del Giornale, che non era scritto dal direttore responsabile Sallusti, ma dal direttore editoriale Vittorio Feltri, naturalmente a modo suo, parlava anche di incursione tipo decima massa, cioè, però insomma, al di là della pirotecnia, diceva una cosa, a mio avviso, tutt'altro che sbagliata, rivolgendosi a Tajani in modo un po' ruvido, diceva: vabbè, ma tu, se vuoi aiutare Meloni, forza sul Partito Popolare e spiega ai tuoi amici del Partito Popolare che voi non voterete la von der Leyen se l'Italia non avrà soddisfazione nella trattativa. Naturalmente io lo sto dicendo con la mia prosa, Feltri l'ha fatto con la sua, ma sta di fatto che nel pomeriggio di ieri Feltri è stato oggetto di attacchi violentissimi da parte di Forza Italia e chi ha parlato della sua senilità e chi ha evocato l'alcol, insomma, delle cose francamente molto grevi, a cui Feltri ha poi risposto sui social da par suo, e, insomma, il dibattito non ha preso il volo, diciamo così. E oggi tocca a Alessandro Sallusti, con grande savoir-faire, cercare di salvare capre e cavoli, di difendere il suo direttore editoriale e al tempo stesso però dire a Forza Italia: non ce l'abbiamo con voi. Come se la cava Sallusti? Così. È anomalo essere in Europa e in Italia in due maggioranze diverse, certo, è così da sempre, ma è un'anomalia che all'Italia ha portato e sono certo porterà, in attesa di assetti più chiari, più benefici che malefici. Questo perché Berlusconi prima e Tajani ora hanno sempre avuto al centro del loro agire politico gli interessi del paese, anche quando le circostanze li ha visti giocare in trasferta. Nessuno deve sospettare della lealtà di Forza Italia e di Tajani, ridicolo pensarlo, ma è più ridicolo pensare, come ieri qualcuno ha fatto, che questo giornale stia deviando la sua storia cinquantennale. E poi c'è un passaggio per dire che Feltri ha ricevuto degli insulti molto poco liberali e assai squallidi, e che Sallusti non ci pensa nemmeno a censurare le opinioni di Feltri. Sta di fatto che però oggi Tajani un passetto lo fa, sarà stata la randellata di Feltri, ma no, invece quelli di Forza Italia diranno: no, lui lo diceva da prima. Ognuno di voi si faccia un'idea. Viene sentito da Paola Di Caro sul Corriere della Sera e dice: Ursula apra ai conservatori. Resta la vicenda Biden, ma che farà poi Biden? Ieri c'è stato questo consulto di famiglia. Il Corriere della Sera, Andrea Marinelli, scommette sul fatto che Biden non farà passi indietro. Biden non farà un passo indietro. Poi naturalmente il Corriere esagera e bisogna tirarlo su. E quindi la squadra che lo protegge è attenta a fargli usare il teleprompter, che è il gobbo elettronico, però detto in inglese fa più figo, e a fargli indossare scarpe ortopediche. Ecco, perché nel momento in cui indossa la scarpa ortopedica, Biden è lucidissimo, no? L'avete visto nel dibattito, con la scarpa ortopedica
funzionaci. Beh, se ce lo dice il Corriere della Sera sarà vero, quotidiano autorevole, quindi voi mettete la scarpa ortopedica e farete dibattiti fantastici. Corriere della Sera, c'è scritto, eh? E la stampa, aspetta, che parla invece evoca il celebre romanzo di Philip Roth, Pastorale americana, per parlare di questa riunione del clan Biden, però schiera una corsivista molto di sinistra, Maureen Dowd, che attacca selvaggiamente Biden perché non si ritira. Un egoista che non pensa al paese proprio perché è amato deve lasciare. Quindi qui vedete come le cose cambiano. Se sembra che lui lasci, è bravo, è buono, è un fenomeno, eccetera. Se sembra che non lasci, è un fiore della mignotta. Questa è così. Poi però vedrete che si arriverà alla terza fase, a cui il Corriere è già giunto. Se resta, bisogna ripomparlo e dire che con la scarpetta ortopedica sta una favola. Vediamo come si mette Repubblica in questa partita. Eccolo qua. Biden, una cena in famiglia per decidere il suo futuro, Jill lo incoraggia, vai avanti. Andiamo a vedere un quotidiano pro mercato e filo, diciamo, più conservatore che filo progressista, il Wall Street Journal, che in termini di cronaca dice ormai i democratici si sono rassegnati a che Biden resti. E a questo punto lo sforzo dei top democrat è quello di parlare ai finanziatori dicendo continuate lo stesso a finanziarci anche se la partita è difficile. In termini di commento invece il Wall Street Journal con l'editorial board da un lato auspica che Biden lasci, ma dall'altro dice cari democratici questo casino l'avete fatto voi, the mess democrats have made, il caos che hanno fatto i democratici. E vediamo questo passaggio. Il guaio è che i democratici sono rimasti con un probabile candidato che è in ovvio declino mentale e con una vicepresidente come Kamala Harris che è perfino meno popolare che Biden stesso. Trovare un candidato migliore sarà difficilissimo e tuttavia, diciamo, l'auspicio dall'altra parte del Wall Street Journal è che lo facciano i democratici. Un ritiro di Biden e una convention aperta ad agosto sono tuttora desiderabili nei migliori interessi della nazione, così come del Partito Democratico. Le fragilità di Biden sono un invito agli avversari e la signora Harris non appare adatta all'incarico. Una convention aperta comporta dei rischi, ma è il miglior modo con cui i democratici e i loro medi alleati possono risolvere il casino che hanno creato. Va bene, siamo in chiusura, resta un'ultima segnalazione. Vabbè, conoscete una delle ossessioni di questa rassegna, le campagne contro la proprietà privata. Adesso si ricomincia con gli affitti brevi, ci vuole la jihad contro gli affitti brevi, no? Perché se tu hai casa tua, te la sei comprata, hai pagato le tasse, eccetera, non la puoi fare con affitto breve, anche per ricavare i soldi per pagare magari le tasse stesse, perché si incazzano tutti, si incazzano i sindaci, si incazza la Sant'Anchè, sono tutti incazzati. Ma adesso riparte la narrazione, e questa non l'avevamo mai sentita, pagina 20 della Stampa. Gli esodati di Airbnb. Allora, la tesi è che a Roma, in vista del giubileo del 25, ci siano troppi affitti brevi e quindi chi vuole prendere una casa in affitto non riesce perché troppi appartamenti sono dati in locazione breve e quindi questi in cerca di affitto lungo sono chiamati gli esodati. Così è la situazione. Aspetta che ti leggo questo passaggio che è spettacolare. Cercare una casa in affitto a Roma è diventata una missione impossibile. Alla scarsità di appartamenti disponibili si è aggiunta nell'ultimo periodo la bolla speculativa in vista del giubileo. E così molti proprietari di immobili hanno deciso di tenere liberi gli appartamenti per trasformarli in un bed and breakfast a uso e consumo di turisti e pellegrini. Quindi la proprietà privata diciamo non esiste secondo la Stampa, quotidiano della famiglia Elkan, ma deve poter esistere solo in quanto subordinata alle valutazioni che farà la redazione della Stampa, Federalberghi, un gruppo di sindaci coordinati da Nardella e con l'autorevole sponda a destra del Ministero del Turismo.
Ma stava scherzando. Speriamo. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Noi ci ritroviamo domani mattina. Non dimenticate di prendere Libero, che oggi ha questa apertura molto divertente, ma al di là del divertimento dell'apertura, ha una serie di voci e di commenti che a mio avviso rappresentano una delle migliori coperture che oggi trovate sui giornali, non solo italiani, del voto francese. A voi il giudizio. Buona giornata.